violati nella dignità, sfruttati, abusati, venduti. Sono gli schiavi e le schiave di oggi, 21 milioni di persone, per lo più donne e bambini, vittime del traffico di esseri umani. Un crimine odioso che ha tante facce, dallo sfruttamento sessuale al lavoro forzato, l'espianto di organi, fino all'adozione illegale di minori. Da qui la volontà e l'urgenza di istituire una giornata mondiale di preghiera contro la tratta, di cui le unioni internazionali femminili e maschili dei superiori generali si sono fatte promotrici. Sabato 8 febbraio, giorno di Santa Bachita, la sudanese che conobbe e vinse la schiavitù, in tutto il mondo si accenderà dunque una luce per dire basta alla tratta e per spezzare l'ignoranza, la paura, la negazione che la circondano. Suor Gabriella Bottani, coordinatrice di Talitacum. Questa giornata internazionale è per noi principalmente un motivo per riunirci insieme, per fermarci, per pregare, per riflettere. Pregare e riflettere è importante perché, prima di tutto, quando parliamo di tratta di persone parliamo di un grave dramma, e chi, come abbiamo sentito oggi, tocca con mano queste realtà sa che non ci può entrare con semplicità. E la prima forza viene dalla preghiera, e l'altra è riflettere, sensibilizzarci, informarci, per non essere superficiali. La tratta uccide, sfigura volti, lacera storie personali e familiari. Lo sa bene suor Valeria Gandini, missionaria comboniana, che da diversi anni vive a Palermo e raccoglie per le strade donne e bambine arrivate coi barconi. Lei punta il dito contro gli sfruttatori, ma anche contro i clienti, dietro i quali, avverte, ci sono i nostri mariti, padri, fidanzati, fratelli. Poi dice che per trovare la forza di lottare insieme contro questo cancro bisogna incontrare le vittime. Quando si incontra la persona, quando si deve piangere con lei, quando tocchi le ferite, le bruciature sul seno, quando le ragazze si buttano loro nelle braccia e parlano, è tutto diverso. Quando noi andiamo sulla strada e le incontriamo e le vediamo, è tutta un'altra cosa che non per sentito dire. Bisogna veramente toccarle le ragazze, bisogna abbracciarle e sentire il loro pianto e il loro grido. Un macabro business, quello della tratta, che rende oltre 32 miliardi di dollari l'anno. La Chiesa di Papa Francesco è in prima linea per prevenire, denunciare, proteggere le vittime, ma serve, ha detto il Pontefice nel dicembre del 2013 e non si stanca di ripeterlo, la volontà di tutti. La tratta delle persone è un crimine contro l'umanità. Occorre una presa di responsabilità comune e una più decisiva volontà politica per riuscire a vincere su questo fronte. Responsabilità verso quanti sono caduti vittime della tratta, per tutelarne i diritti, per impedire che i corrotti e i criminali si sottraggano alla giustizia e abbiano l'ultima parola sulle persone.